Abbiamo raggiunto il dottor Parruti nel reparto di malattie infettive dell'ospedale civile di Pescara perché, insomma, il Natale ormai è passato e quindi cerchiamo di fare anche un quadro su cosa ci abbia lasciato in termini di Covid, ovviamente. Che possa esserci nell'ambito delle varianti Omicron una evoluzione ulteriore verso il virus perfetto, verso il perfetto virus, cioè quello talmente contagioso da non poter essere più superato e comunque sufficientemente simile a quello della circolazione precedente, a quelli della circolazione precedente, da non impensierirci più di tanto come nuova variante, è sicuramente un'evenienza che ci attende. E questa potrà, come negli Stati Uniti sta accadendo, associarsi ad un incremento anche ulteriore dei contagi. Quello che però questo periodo natalizio forse, con una nota di forte speranza, sta cominciando a mostrare a pelle di leopardo in molte aree europee, in Italia e grazie a Dio nella nostra regione, è che dove si è raggiunta una copertura vaccinale davvero forte, come in Abruzzo, che insomma siamo quasi al 90% di terze dosi, dove c'è stata una circolazione molto sostenuta delle varianti Covid Omicron, come in Abruzzo nell'ultimo anno appena passato, se noi manteniamo questo livello di protezione immune nella popolazione, questo è il messaggio che mi sento sempre di dare. L'uso dell'antivirale per i soggetti a rischio ci dà un valore aggiunto di protezione che è la chiave di volta per vedere quello che si sta vedendo anche negli Stati Uniti, cioè un altissimo numero di contagi, un bassissimo ricorso ai reparti di degenza ospedaliera, a differenza di quello che sta succedendo in Cina, dove purtroppo il ricorso all'antivirale è minimo e la copertura vaccinale è meno della metà di quella della nostra popolazione. Quindi le chiavi per una situazione di endemo epidemia, cioè di un regime stabilizzato di convivenza col virus, cominciano a vedersi. Non è una malattia più pericolosa a livello di popolazione per tutto quello che abbiamo detto prima, ma non è una cosa banale. Allora, grazie a Dio, io vedo una tendenza costante alla diagnosi e questa è una cosa che va mantenuta, cioè mantenere alto il tasso di sospetto di SARS-CoV-2 nella diagnosi differenziale e fare presto diagnosi quando una persona può essere stata esposta, quando una persona si può essere infettata, specie se a rischio, è l'unico modo per poter sfruttare al meglio quella finestra terapeutica di 3 giorni dal momento dell'inizio dei sintomi, in cui fondamentalmente l'antivirale ci dà il 100% di successo, che siamo certi che non ci sono insidie particolari, cioè se si sceglie bene in modo razionale il paziente da trattare con il farmaco territoriale e si invia invece all'ospedale il paziente che ha troppe interazioni o che è troppo complicato per poter essere trattato con quel tipo di farmaco, noi riusciamo a essere tempestivi in tutti i casi.